Che confusione cantavano i ricchi poveri al Festival di Sanremo del 1981. Devo dire che confusione si sta generando attorno al caso della Milano Meda e soprattutto sulla questione legata ai limiti di velocità e al funzionamento o meno di queste autovelox che si dovranno trasformare in tutor. Qui avevamo dato notizia già sul nostro blog il 26 novembre, quindi qualche giorno fa, che l'assessore De Nicola aveva dichiarato appunto che avrebbe chiesto in giunta che in attesa dell'entrata in funzione del tutor venisse sospesa la verbalizzazione delle multe. Noi avevamo aggiunto anche un Saravero e infatti ad oggi sulla rassegna stampa, precisamente su un articolo a pagina 2 del giorno Monza Brianza, leggiamo un articolo che porta al titolo Milano Meda si cambia, autovelox in funzione con il limite di 100 all'ora. Perché, al contrario di quanto dichiarato sulla provincia lunedì, De Nicola dichiara che gli autovelox non verranno fermati, bensì continueranno a funzionare fino all'entrata in vigore del tutor e dice naturalmente tarato sul nuovo limite che sarà di 100 km/h. E questo mi sembra abbastanza ovvio perché ci mancherebbe altro che un autovelox non fosse tarato sul limite in vigore. Quindi la buona notizia è che l'ennesimo annuncio che tra qualche giorno o tra qualche settimana più tardi dovrebbe entrare in vigore il limite di 100 km/h. Ma la dichiarazione che ha dell'incredibile è quella successiva, ovvero quando si parla appunto del nuovo tutor che entrerà in funzione, nella descrizione di questo nuovo marchingegno si dice che la tratta che verrà presa in esame sarà lunga 9 chilometri, precisando che il portale d'ingresso sarà posizionato sulla parte di Milano Meda inserita nel territorio della provincia di Monza e Brianza. E questo ha davvero dell'incredibile perché non si capisce come la provincia di Milano possa in qualche modo agire sul territorio brianzolo. Ma De Nicola nota questa particolarità e anzi precisa che la prima parte dell'impianto necessario al regolamento dei passaggi dei veicoli dovrebbe quindi essere posizionata nella parte brianzola della Milano Meda. Non c'è nessun problema in questo, puntualizza l'assessore provinciale De Nicola, perché la Milano Meda è affidata in gestione alla provincia di Milano, indipendentemente dalla territorialità delle strade. Faccio notare che questa dichiarazione è gravissima per due motivi fondamentali. Innanzitutto perché palesa una mancanza di rispetto nei confronti della provincia di Monza, dei suoi amministratori. E in secondo luogo perché appunto farebbe intendere che la Polizia Provinciale di Milano si metterebbe a sanzionare anche al di fuori del proprio territorio di competenza. E questo, devo dire, ci suona assai strano. E quindi, che dire? Credo qui sulla questione Milano Meda ne vedremo ancora delle belle. Quindi, non rimane altro che darvi appuntamento alla prossima puntata.